Benvenuti dopo le ferie, pause, festività natalizie. So che è sempre un trauma riprendere corsi dopo che un corso è stato interrotto per festività e vacanze, però noi dobbiamo proseguire con il nostro lavoro. E vi dico subito che il nostro lavoro comincia in maniera complessa, visto che stamattina e nel pomeriggio ho ricevuto alcune telefonate da persone disperate. Avete visto la marea, la montagna di neve, no? Agitate già fin da stamattina, non ce la faccio a venire al corso perché le strade sono innevate, ho paura, insomma, cosa volete che vi dica? E sono più di una le persone, e vabbè, pazienza, va bene così. Dunque, come al solito, noi cominciamo la lezione con alcuni avvisi, no? Di servizio. Vi devo dire che da questa sera la grande novità che molti di voi hanno già visto è che le lezioni messe sul nostro canale YouTube, cioè Circolo Filosofico di Fornace, prevederanno non solo il file audio ma anche il file video, di modo che sia un po' più magari divertente vedere anche il pubblico, vedere il PowerPoint, eccetera, le movenze delle persone quando eventualmente uno dovesse riascoltare le lezioni su internet stesso. Tra l'altro molti canali e molti corsi ormai vengono svolti così, perciò ritengo sia una versione da prendere come esempio. Un avviso importante, e questo è positivo, è che da adesso a circa un mese avremo stabilità nelle serate previste per il corso. Vi avevo già detto l'anno scorso che a causa di vari motivi in passato non si poteva fare così. Vi avviso già subito che le lezioni, almeno le prossime 5, si terranno tutte di venerdì sera, tutte, solito orario, solito posto, per cui stasera il 20, il 27 gennaio, poi il 3 febbraio e il 10 febbraio. Tra l'altro io vi devo chiedere una cortesia personale, veramente questa è una cortesia. Il 10 febbraio, l'ho già segnalato via email, avremo un ospite di grande, grande levatura, che è il professor Silvano Borruso. È un professore italiano di filosofia che vive in Kenya, quindi diciamo più volte si sposta tra l'Africa, il Kenya e l'Italia. Sarà presente a Roma a febbraio per vari motivi e in quella occasione, tramite una persona che conosco, ci farà la cortesia di tenere una conferenza, quindi parlerà solo lui. Io introdurrò semplicemente la serata sul tema delle confusioni dell'uomo moderno. Lui ne individua soprattutto 6, io non anticipo nulla, dirà lui, e la funzione della filosofia. Siccome è un appuntamento molto importante al quale tengo, vi annoierò, ma ogni volta ricorderò la presenza di Silvano Borruso. Tra l'altro, come anche ho già detto via email, su YouTube basta digitare il suo nome, si trovano tutte le conferenze possibili su temi di vario tipo. Lui si occupa di morale, si occupa di scienze naturali, si occupa di relatività, parla di fisica quantistica, si occupa di storia, conosce la storia della Chiesa, conosce l'Oriente, cioè praticamente è quasi un tuttologo. Un'altra cosa che vi indico, non è presente tra il pubblico questa sera perché probabilmente aveva altri impegni, però l'amico Bruno Stream, che è di solito presente al corso, anzi finora non ha mai neanche mancato una lezione, forse una, mi ha pregato di dirvi che a Pergine, peccato che non ci sia, comunque su internet troverete le informazioni perché io tutto ne lo conosco, so solo le date, sebbene sia in contrasto, non in contrasto, ma in contemporanea con il corso di filosofia, poiché sono grato a Bruno per tutta la pubblicità che ha fatto il corso, ve lo annuncio lo stesso, così voi avrete la possibilità di decidere cosa interessa frequentare. Il 20 e il 27 gennaio a Pergine, ma non chiedetemi dove perché non me lo ricordo, ma ve lo potrò comunicare via email,
e Bruno mi ha detto che si terranno due incontri importanti con dei docenti esperti sul tema del design. Di più di questo non so dirvi, comunque è una possibilità. Bene, detto questo, io direi che possiamo cominciare ufficialmente con la lezione. Allora, noi stavamo affrontando Platone ed esattamente stavamo leggendo le dispense di Platone. Le dispense di una ventina di pagine, eravamo arrivati a pagina 7 e chiaramente adesso è nostro compito portare a termine la lettura delle dispense. Non potremo leggere riga per riga perché è impossibile, per poi cominciare un grandissimo autore che è Aristotele. Mi piacerebbe dare inizio ad Aristotele venerdì prossimo o al massimo venerdì successivo. Dico subito che Aristotele sarà un autore che, a causa dei concetti che ha dato alla storia della filosofia, ci impegnerà per molte lezioni, anche nella lettura di testi. Cercheremo di non leggere magari le cose più complesse, ma alcune riflessioni sono fondamentali, perché quando noi oggi utilizziamo termini come potenza, potenzialmente quello sarebbe un bravo studente, tutti questi termini vengono dalla filosofia aristotelica, la potenza, i concetti di categorie dell'essere, no? E via dicendo. Ma non voglio anticipare troppe cose. Allora, ricordiamo un attimino chi fu Platone, lascio perdere la biografia perché l'abbiamo già esposta. Ricordo semplicemente che Platone, oltre ad essere un teorico, era anche un pratico. Se vi ricordate, tentò più volte di instaurare un governo filosofico nella città di, vi ricordate? Siracusa, ok? Siracusa. Non riuscendoci praticamente mai e anzi una volta rischiando persino di venire venduto come schiavo. Quindi avete visto quanto i filosofi vengono tenuti in considerazione dai governi. Ricordiamo che Platone fu il fondatore dell'Accademia. Quando noi oggi parliamo dell'Accademia delle Belle Arti, dell'Accademia di questo, dell'Accademia Nazionale, l'Accademia come istituzione di studio e di cultura proviene da Platone e l'Accademia fondata da Platone sarebbe stata chiusa poi soltanto nel VI secolo d.C. Le opere di Platone, per lo più nella forma di dialoghi, avevamo visto anche questo, rappresentano una specie di, dice qualcuno, teatro filosofico, nel senso che Platone non si espone mai in prima persona, salvo nella settima lettera, della quale avete probabilmente visto già qualcosa nelle dispense, ma fa prendere la parola a vari personaggi, Socrate, poi magari in un altro c'è Timeo, c'è Glaucone, affinché questi espongano le sue dottrine. Tant'è che, ricorderete anche questo, a proposito di Socrate c'è il grandissimo problema interpretativo di capire se quanto Socrate sostiene nei dialoghi sia Socrate oppure piuttosto Platone che mette in bocca a Socrate alcune cose. Avevamo detto che Platone dà un ruolo importante alla scrittura purché la scrittura non venga considerata come un fine. La scrittura, dice Platone, deve essere uno strumento che esorta a riflettere e la vera filosofia, come anche aveva già sostenuto il suo maestro Socrate, si fa attraverso il confronto verbale o attraverso il dialogo. Difatti abbiamo gli scritti di Platone e poi, questa parola greca, i cosiddetti timiotera. Timiotera cosa sono? Sono le dottrine non scritte. Sono le dottrine non scritte che Platone discuteva assieme ai suoi discepoli all'interno dell'Accademia e che non sono state messe mai per iscritto. Per esempio, nei dialoghi di Platone non si trova mai, da nessuna parte, mai, una dottrina sistematica sulle idee. Cioè, si trovano delle suggestioni, si capisce che la realtà vera, secondo Platone, non è questa delle cose sensibili, ma è questo mondo delle idee. Però non aspettatevi mai che Platone componga un'opera nella quale dice allora, l'idea è uguale. Il iperurano si trova, ed è per definizione questo. Dà degli input, poi a noi ragionare.
Avevamo anche detto che la parola per Platone è uno strumento molto importante che può essere usato con finalità positive, retorica, o con finalità negative, e allora abbiamo la sofistica o la cosiddetta eristica. Abbiamo visto più volte noi questo tema, ma è il caso di richiamarlo. Ci servirà, ci servirà anche stasera. Quando io parlo di retorica, questo ormai uscirà dalle orecchie di tutti, di solito il mondo odierno pensa l'arte di ingannare, di prendere in giro, cioè in pratica del fare discorsi senza dire nulla. E i maestri di retorica in questo senso, nel mondo d'oggi, come nella storia, sono tantissimi. Senz'altro chiunque di voi, almeno per me così è, avrà avuto l'esperienza di incontrare persone che impiegano 10 minuti per esporre magari una cosa che potrebbe essere esposta in 30 secondi. Va bene, non si viene fatto con l'inganno. La retorica però oggi viene intesa in senso veramente negativo. Platone si arrabbiava a morte quando si faceva l'equazione retorica uguale inganno. Il fatto che uno parli bene e presenti con termini eleganti una dottrina difendibile e razionale non è negativo per Platone, anzi è positivo. La retorica può anche essere l'arte del bene esporre la verità. La sofistica, invece, è l'arte dell'ingannare, no? Chi vi sta di fronte con dei trucchi verbali, con la confusione, E alla fine, che cos'è l'obiettivo vero della sofistica? È semplicemente arrivare alla vittoria nel confronto con l'altro. Questo è il fine della sofistica, non della retorica, almeno come la intendeva Platone. Avevamo poi visto un punto molto importante, che Platone si serve di mito, mitos, il racconto, la narrazione. Platone infatti è convinto che esistano delle realtà che non possono essere descritte compiutamente con il ragionamento, no? In termini razionali, cioè dimostrativi, tipo la dimostrazione matematica. Ci sono delle realtà che vanno troppo al di là della nostra capacità di ragionamento, della nostra ragione. Pensate ad esempio al tema dell'oltre, no? In Platone. E allora Platone dice: per realtà di questo tipo noi non ci serviamo di dimostrazioni, ma del mito. Cos'è il mito? Il mito è una narrazione verosimile, non dimostrativa, ma neanche falsa, ma verosimile, di quello che potrebbe essere, ma è qualcosa di più della probabilità, perché dei ragionamenti a sostegno ci sono, solo che non descrivono compiutamente quella realtà. Tra l'altro il mito deve essere anche un racconto accessibile, divulgativo, diremo noi oggi. Per Platone c'è una distinzione fondamentale dal punto di vista gnoseologico, e vi ricordo che la gnoseologia è la dottrina della conoscenza, tra la scienza e l'opinione. Platone dice: chi si ferma al mondo sensibile, che è il mondo del divenire, no? Eraclito aveva detto addirittura del pantarei, no? Del tutto scorre, dove nulla rimane stabile, la cosa che prima era un secondo dopo non è più quella di prima, quindi è mutata. Chi si ferma solo a questo ha l'opinione, che è mutevole. L'opinione infatti può essere cambiata anche nel corso della nostra vita. Ha cambiato opinione. Invece Platone dice che chi conosce le idee, che sono i modelli delle cose che esistono in questo mondo, possiede la scienza. E la scienza è un qualcosa che permane, non un qualcosa che diviene. L'idea è l'iperuranio. Questo l'abbiamo allora appena menzionato, l'anamnesi e l'immortalità dell'anima. Per Platone infatti l'anima è immortale ed è soggetta ad un continuo ciclo, si dice, di metempsicosi, no? Di trasmigrazione da un corpo all'altro, e quando noi conosciamo, dice Platone, non conosciamo mai qualcosa ex novo, cioè una realtà, si tratta di riattivare delle conoscenze che noi portavamo già noi e avevamo precedentemente appreso. E come facciamo a riattivare queste conoscenze che avevamo già? Incontrando gli esseri che sono in questo mondo, uomini e
ed andando da queste alle idee, il bene, il giusto. In Platone ha un tema importantissimo, anche il concetto della bellezza. Tra l'altro c'è una disciplina molto importante in filosofia che è quella dell'estetica. Allora, quando uno parla di estetica dice: l'estetica cosa c'entra, no? L'estetica, giusto per distruggere una falsa opinione, non c'entra niente con il truccarsi, con il farsi i capelli belli, no? Quella non è l'estetica in senso filosofico, e non è la cosmesi. L'estetica è la parte della filosofia che si occupa dello studio della bellezza. Cos'è bello e perché diciamo bella una cosa? L'armonia, l'ordine hanno uno spazio nel concetto di bellezza? Questa è l'estetica. E infine, tema molto molto importante, avevamo parlato dello stato ideale di Platone. Quella di Platone è una società organica. Organica vuol dire una società nella quale ogni individuo, in base alle attitudini naturali, deve trovare la propria collocazione. Platone è contrario al concetto di democrazia intesa in senso banale, chiunque possa fare quello altro. No, c'è la persona che ha attitudini naturali per essere governante, lo sa fare, c'è la persona che ha attitudini naturali per essere un ottimo falegname, un altro un ottimo calzolaio, un altro un ottimo marinaio e così via, ma non tutti possiamo fare tutto. Quindi il concetto di democrazia per Platone è uguale a quello di demagogia. Anzi, Platone dice, ce lo fa capire, non è che dica esattamente così, attenti ai politici che parlano di democrazia, 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 no? Se uno sente parlare di repubbliche popolari, no? La Repubblica Democratica Tedesca, c'è la democrazia nella DDR, no? Proprio queste proclamazioni erano pure espressioni demagogiche. C'è una tripartizione della società, abbiamo i governanti, i guerrieri, se volete la classe militare e la classe dei cittadini, che rispecchia la tripartizione della nostra anima. La nostra anima è divisa in tre, fra virgolette, il termine forse è poco adatto, però dai, parti: razionale, no? La irascibile, che è la parte, diciamo, dell'energia, no? Degli istinti, se volete, non degli istinti, dell'energia che può essere messa a disposizione o della ragione o della parte concupiscibile dell'anima, che invece è quella degli istinti più animalischi. Nel mito della biga alata, cioè della carrozza con l'auriga e i due cavalli, cavallo bianco e cavallo nero, che cosa dice Platone? Dice che l'auriga, che deve governare i cavalli, rappresenta la ragione. Il cavallo nero, che è tutto sudato, ronda sangue, sembra sempre incazzato, no? È la parte delle passioni. Quello bianco, che invece è ben pettinato, levigato, se volete, ordinato, rappresenta la parte irascibile. All'auriga, governare la biga. Alla ragione, governare l'uomo. E l'ultimo Platone è quello del Timeo, cioè del Demiurgo, ovvero della dottrina cosmogonica, come è nato l'universo, come si è formato, eccetera. E leggeremo qualcosa. Allora, io vi invito ad andare, per chi ha le dispense, a pagina 7. A pagina 7, come detto, io farò dei salti qua e là, non possiamo leggere riga per riga, troviamo, siamo all'interno della Repubblica, troviamo l'esposizione che Platone fa della differenza tra i cosiddetti gradi di conoscenza. Cosa distingue la scienza dall'opinione? Abbiamo detto qualcosa, adesso vediamo. Allora, in questo caso Socrate sta interagendo con questo personaggio della Repubblica che si chiama Glaucone. Sta parlando: ma quali sono per te i veri filosofi? Chiese. Quelli, feci io, che amano contemplare la verità. Anche in questo, ammise, hai ragione. Ma che intendi dire? Non è facile rispondere, ripresi,
davanti a un'altra persona, ma credo che sarai d'accordo con me su questo. Su che cosa? Che bello e brutto, essendo opposti, sono cose distinte. Come no? E se sono due, ciascuna di esse non sarà anche una? Giusto anche questo. Lo stesso discorso vale per il giusto e l'ingiusto, per il bene e il male, e per ogni altra idea. Idea vuol dire eidos, forma, no? Modello. Ciascuna in sé è una, ogni idea, ma comparendo dovunque in comunione con le azioni, con i corpi e l'una con l'altra, ciascuna si manifesta come molteplice. Esempio, abbiamo l'idea di giustizia, poi abbiamo nel mondo fisico varie azioni che possono essere giuste, compiute da diversi soggetti, la molteplicità ricondotta all'unità. Hai ragione, disse. Ecco dunque la mia distinzione, feci io. Da un lato metto gli individui che ora dicevi amatori di spettacoli, amanti delle arti e uomini di azioni. Dall'altro quelli di cui stiamo parlando, gli unici che si potrebbero dire rettamente filosofi. Come dici? Chiese. Secondo me, risposi, gli amanti delle audizioni e degli spettacoli amano i bei suoni, i bei colori, le belle figure e tutti gli oggetti che risultano composti di elementi belli. Ma il loro pensiero è incapace di vedere e di amare la natura della bellezza in sé. In pratica sono personaggi, vedono tante cose belle, spettacoli belli, azioni belle, ma manca loro l'idea di un bello in sé, proprio l'idea del bello in sé. È così, appunto, rispose. E coloro che sono capaci di giungere alla bellezza in sé e di vederla unicamente come bellezza non saranno rari, certamente. Chi dunque riconosce che esistono oggetti belli, ma non crede alla bellezza in sé e, pur guidato a conoscerla, non è capace di tenere dietro la sua guida, ti sembra che viva in sogno o sia sveglio? E chi crede all'esistenza del bello in sé ed è capace di contemplare sia questo bello, sia le cose che ne partecipano, ecco la dottrina della partecipazione delle cose alle idee, e non identifica le cose belle con il bello in sé, né il bello in sé con le cose belle, costui ti sembra che viva sveglio o in sogno? Sveglio certamente, rispose. Allora spieghiamo un po' il concetto. Quando gli autori cristiani medievali parlano di Dio, parlano anche di Dio come fonte di bellezza. C'è una scala gerarchica delle cose belle. Posso vedere la bellezza in un albero, può essere bello un albero, certo, in un animale, anche lì. Ci sono oggetti più belli, magari degli animali, l'uomo, e via via una scala gerarchica che deve risalire ad una fonte prima, per cui tutte le cose belle sono dette belle. Questo per esempio viene detto Dio, fonte del bello, o bellezza in sé. Platone dice l'idea del bello, solo che lui, per lui c'è l'idea del bello, l'idea della giustizia, l'idea del bene, eccetera. Mentre gli autori cristiani medievali ci spiegano che Dio è la giustizia, è la bellezza, è il bene e via dicendo. Quindi questi sono concetti e cose che ritorneranno molte, molte volte nella storia della filosofia. Vi invito ad andare qualche riga più sotto, praticamente quasi siamo una decina di righe sopra i segni di interpunzione, alla parte neretta e sottolineata. Ecco dunque un punto bene acquisito, anche se più volte ripetessimo il nostro esame. Ciò che è in maniera perfetta è perfettamente conoscibile, ma ciò che assolutamente non è, e per Platone quello che non è sono le cose sensibili, il continuo divenire, è completamente inconoscibile. E come faccio io infatti a conoscere una realtà che un secondo è una cosa, la volta dopo è già, il secondo dopo è già cambiata? Conclusione perfettamente soddisfacente, dice l'interlocutore di Socrate. Bene, ma se una cosa è tale da essere e non essere, nello stesso tempo, non sarà intermedia tra ciò che assolutamente è e ciò che in nessun modo è intermedia. Qui capiamo, e qui mi fermo su questo passo, perché altrimenti complichiamo troppo la questione, abbiamo la differenza tra tre gradi di conoscenza. Partendo dal basso, l'ignoranza,
chi si ferma soltanto al mondo sensibile e non si pone il minimo problema. Ricorderete il mito della caverna, le ombre, e vedremo dopo questo. Abbiamo l'opinione. Platone dice: l'opinione è già un qualcosa di più dell'ignoranza, è qualcuno che cerca qualcosa oltre, ma si ferma, insomma, non arriva alle idee. E poi abbiamo la scienza o filosofia, perché la scienza è la filosofia in Platone, no? Chi conosce le idee, cioè le fonti immutabili delle cose che sono in questo mondo, o con un termine più elegante, i moderni. Benissimo, abbandoniamo questo argomento perché dobbiamo andare avanti e giriamo pagina, ci portiamo al paragrafo intitolato Il filosofo alla guida dello Stato. Avevamo già detto quanto Platone sperasse di poter instaurare un giorno una società giusta, e per lui la società giusta è quella che ha i filosofi alla guida. La verità è questa: lo Stato in cui chi deve governare non ne ha il minimo desiderio è per forza amministrato benissimo, senza la più piccola discordia, ma quello in cui i governanti sono di tipo opposto è amministrato in modo opposto. Questa già è una frase sulla quale noi potremmo scrivere una biblioteca, volendo. Platone dice che chi sarebbe in grado di governare rettamente uno Stato, che chi ha la conoscenza del vero, delle idee, eccetera, alla fine nella vita pratica non ne ha nessuna voglia. Platone dice: il filosofo non è interessato a una cosa come la politica, perché pensa a cose più elevate. Se lo mettiamo alla guida di uno Stato, non potrà per forza essere ingiusto, perché a lui tanto avere il potere o non averlo il giorno dopo non interessa. Viene messo lì, cercherà di fare il suo meglio e agirà al meglio. Per Platone, filosofo uguale è colui che agisce in giustizia. Mentre chi desidera avere il potere e guadagnarlo, alla fine vive e compie tutte le azioni per mantenere quel potere. E pur di mantenerlo, sapete quando si dice essere attaccati alla poltrona, no? È un tema che conosciamo molto, molto bene, mica solo in Italia, sì, anche in altri stati. Ecco che quelli, più che agire per il bene dello Stato, agiranno per il loro bene personale, faranno di tutto per mantenere questo potere. Sarà uno Stato governato bene? Beh, dice Platone, no. Se per chi dovrà governare, saltiamo a qualche riga, dopo la parte scritta in grassetto. Se invece vanno al potere, dice, anziché i filosofi, sentite i termini, questo è Platone, non è una cosa che scrivo io. Se invece vanno al potere dei pezzenti, avidi di bene personali e convinti di dover ricavare il loro bene di lì, dal governo, non è possibile una buona amministrazione, perché il governo è oggetto di contesa e una simile guerra civile e intestina rovina con loro tutto il resto dello Stato. Il governo, dove chi governa è in continua agitazione per mantenere il potere, sarà un governo dove necessariamente sorgerà contesa continua tra una frazione e l'altra, dove la minima virgola errata compiuta da parte di qualcuno sarà usata da parte dell'altra fazione per montare scandali, e a costoro poi toccherà lo stesso trattamento. Ma in fondo noi a che cosa stiamo assistendo in Italia? Pensate un attimo. Anziché preoccuparci di grandi questioni, no? Guardate i telegiornali, noi siamo fossilizzati su questioni idiote che non servono a nulla. Cioè, tema della disoccupazione. Ah, ma sì, ma quell'altro aveva l'amante? No, primo servizio, 30 minuti e poi, ma sì, la disoccupazione, i giovani vanno all'estero, no? E l'occupazione cala. Quello secondo piano, cioè, questa qua, signori, è proprio un decadimento della politica. Scusa, una cosa. Rispetto all'allora, noi oggi ci manca un filosofo, ecco la cosa che volevo dire. Allora c'era, perlomeno. Questo è vero. Allora, in generale o alla guida dello Stato? Allo Stato, voglio dire. Ma, allora, questa è un tema in realtà molto importante. Allora, qui bisogna dire qualcosa. Bello l'intervento.
quando uno vive in amministrazione, no? Conosce delle persone poi, in qualsiasi realtà, a livello provinciale, a livello regionale, a livello nazionale, che veramente sarebbero idealiste, ma nel senso migliore del termine, avrebbero grandi ideali e vorrebbero attuarli, ma che purtroppo sono sommerse da una burocrazia massacrante, nonché a volte dal loro stesso partito, che dice loro: bella la tua idea, ma tu rispetti la consegna. Quindi io, a mio avviso, non mi sentirei di dire che non c'è un filosofo come lo intende Platone. Probabilmente ce ne sono e sono nascosti, oppure non viene nascosti, nel senso magari non hanno neanche il coraggio di esporsi, perché a volte è anche così, o vengono soffocati. Di sicuro il problema che molti lamentano oggi è il fatto che ci mancano modelli di riferimento. Sì. Sì. Tra 2500 anni non ricorderanno i filosofi di adesso, ricorderanno della storia che abbiamo vissuto. Questa è la differenza sostanziale. Sì, può essere. O ricorderanno il nostro periodo in generale, a partire da chissà quando, per arrivare fino a chissà quando, come il periodo, non lo so, della leggerezza, del decadimento, no? Cicli storici, vedremo, ma non su questa terra, ecco. Allora, verissimo rispose: conosci dunque, ripresi, qualche altro modo di vita che spregi le cariche pubbliche non sia quello del vero filosofo? No, per Zeus, rispose. D'altra parte, al governo devono andare persone che non amino governare, altrimenti la loro rivalità sfocerà in contesa. Salto dopo i segni di interruzione. Se nelle città, dissi, i filosofi non diventeranno re, questa è una frase famosa di Platone, o quelli che ora sono detti re e sovrani non praticheranno la filosofia in modo genuino e adeguato, e potere politico e filosofia non verranno a coincidere, quindi se addirittura coincidere, con la necessaria esclusione di quelli che in gran numero ora si dedicano separatamente all'una o all'altra attività, le città non avranno tregua dai mali, Glaucone, e neppure credo il genere umano. Sarà sempre uno stato caratterizzato da discordia, da lite. Ma che cosa ci dice Platone a proposito della giustizia sociale? Se noi andiamo a leggere pagina 9, paragrafo intitolato "Con la giustizia sociale vera", ecco che Platone espone quello che noi nell'introduzione qualche minuto fa abbiamo esposto, magari con più parole. Allora ripresi, ascolta se le mie parole hanno un senso. A mio parere la giustizia è ciò che abbiamo posto come dovere assoluto sin dall'inizio, quando abbiamo fondato la città, o comunque una forma di questo dovere. Se ti ricordi, abbiamo stabilito e ripetuto più volte che nella città ciascuno deve svolgere una sola attività, quella a cui la sua natura è più consona. È il discorso, no, cristiano, dei talenti naturali. Dite attitudini naturali, no, a me piace molto la parola dei talenti naturali, perché insegna tutto. Andando avanti, saltando sotto i puntini, vedi un po' se concordi con me. Se un falegname prova a fare il lavoro del calzolaio, o il calzolaio quello del falegname, scambiandosi gli attrezzi e i compensi, o anche se la stessa persona si mette a svolgere entrambi i mestieri, e insomma si verifica uno scambio totale, no, che uno nel dopo lavoro ha una passione, scambio totale delle mansioni, ti sembra che la cosa possa recare un danno grave alla città? Non molto, rispose. Ma quando un artigiano o un altro individuo portato per sua natura a un mestiere di lucro, inorgoglitosi per la ricchezza o il numero dei sostenitori o la forza o un altro motivo del genere, cerca di entrare nella classe dei guerrieri, o un guerriero cerca di entrare in quella dei consiglieri e dei guardiani senza esserne degno, e costoro si dignità nel senso che non ha le attitudini naturali per esserlo, e costoro si scambiano gli strumenti e i compiti, o quando la stessa persona tenta di fare tutte queste cose contemporaneamente,
allora, allora sembra anche a te, credo, che questo loro scambio di ruoli, questo loro darsi tanto da fare, sia una rovina per la città, senza alcun dubbio. Quindi lo scambio reciproco delle tre classi e il loro impegno in troppe faccende è il danno più grave per la città e più di ogni altra cosa si può a buon diritto definire un crimine, certamente. E non dirai che il crimine più grave nei confronti della propria città sia l'ingiustizia? E come no? Questa dunque è l'ingiustizia. Ma torniamo al punto di prima. Il fatto che la classe dei commercianti, degli ausiliari e dei guardiani svolga la funzione che le è propria, il che accade quando ognuna di esse assolve il proprio compito, non sarà al contrario giustizia e non renderà giusta la città. Non mi pare sia altrimenti, rispose. Ma Platone, che magari nella sua vita in tre casi, quando tentò per tre volte di instaurare il governo filosofico a Siracusa, magari possiamo dire aveva sperato più che si era illuso, no? Aveva sperato, non era affatto un illuso completo. Perché quando lui presenta il mito della caverna, che cosa dice? Dice, e adesso lo leggeremo, alla fine di tutto questo lungo passaggio per bocca di Socrate, che la maggior parte degli uomini di oggi, includendo anche i politici, vive nel regno delle ombre, vive e si accontenta di ombre più che di voler conoscere ciò che va oltre le ombre. Siamo quindi al mito della caverna. Ecco, è un racconto che è riportato in più pagine, ma credetemi, vale la pena di leggerlo, perché poi al mito della caverna si ispireranno numerosi racconti autori. E pensate anche un po', George Orwell, quando scrive nel 1948-1984, dice che questo sistema messo in moto dal partito, il partito del Grande Fratello, che non c'entra un tubo con la trasmissione, no? Anche se in piccolo magari replica questa idea della sorveglianza, ecco, che cosa fa questo grande questo partito? Tiene i cittadini, no? A vivere su delle menzogne e addirittura costringe i cittadini a cambiare il passato, le notizie date magari sui giornali del passato, per adeguarle alla realtà presente. Costringe i cittadini a vivere di ombre, anziché riconoscere che il sistema in cui si trovano, messo in moto dal partito, è un inganno. Perché ricordatevi che in George Orwell c'è anche un reato che magari un giorno diventerà realtà e in alcuni casi ci stiamo avvicinando, che è lo psicoreato. Cioè, il fatto solo di pensare qualcosa che va contro all'opinione generale, che spesso è perbenista e montata ad arte, è un crimine che in Orwell è passibile con la rieducazione. Rieducazione non è un termine positivo, naturalmente, e con la morte. I sistemi di rieducazione dove vennero storicamente costruiti? Negli anni 20 l'Unione Sovietica, sistemi di rieducazione. Allora, siamo all'interno della Repubblica e quindi andiamo a leggere. In seguito, continuai, paragona la nostra natura per ciò che riguarda educazione e mancanza di educazione a un'immagine come questa. Dentro una dimora sotterranea a forma di caverna, con l'entrata aperta alla luce e ampia quanto tutta la larghezza della caverna, pensa di vedere degli uomini che vi stiano dentro fin da fanciulli, incatenati gambe e collo, sì da dover restare fermi e da poter vedere soltanto in avanti, bloccati, costretti a guardare lì, incapaci, a causa della catena, di volgere attorno il capo. E nemmeno sapranno di essere catenati, visto che sono abituati fin dalla nascita, sono assuefatti. Alta e lontana brilli alle loro spalle la luce di un fuoco, e tra il fuoco e i prigionieri corra rialzata una strada. Quindi qui c'è il fuoco, qui c'è un muretto o una strada dietro di me, che sono il prigioniero. Lungo questa strada pensa di vedere costruito un muretto, un muricciolo,
come quegli schermi che i burattinai pongono davanti alle persone per mostrare al di sopra di essi i burattini. Vedo, rispose. Immagina di vedere uomini che portano lungo il muricciolo oggetti di ogni sorta, sporgenti dal margine, e statue e altre figure di pietra e di legno, in qualunque modo lavorato. E, come è naturale, alcuni portatori parlano, altri tacciono. Strana immagine la tua, disse, e strani sono quei prigionieri. Somigliano a noi, rispose. Queste sorte. Credi che tali persone possano vedere, anzitutto di sé e dei compagni, altro se non le ombre proiettate dal fuoco sulla parete della caverna che sta loro di fronte? Cioè, in pratica, io sono incatenato, quella è la parete, no? Dietro di me c'è un fuoco, un muretto sul quale vengono proiettate delle sagome, naturalmente la luce fa riflettere l'ombra di queste sagome sulla parete, io fin dalla nascita sono incatenato e costretto a guardare quelle sagome. E come possono, replicò, se sono costretti a tenere immobile il capo per tutta la vita? E per gli oggetti trasportati non è lo stesso? Sicuramente. Se quei prigionieri potessero conversare tra loro, non credi che penserebbero di chiamare oggetti reali le loro visioni? Per forza. E se la prigione avesse pure un eco dalla parete di fronte? Ogni volta che uno dei passanti facesse sentire la sua voce, credi che la giudicherebbero diversa da quella dell'ombra che passa? Io no, per Zeus, rispose. Per tali persone, insomma, feci io, la verità non può essere altro che le ombre degli oggetti artificiali. Per forza, ammise. Esamina ora, ripresi, come potrebbero sciogliersi dalle catene e guarire dall'incoscienza. Ammetti che capitasse loro, naturalmente, un caso come questo, per natura, per cose, motivo che non sappiamo. Che uno fosse sciolto, costretto improvvisamente ad alzarsi, a girare attorno il capo, a camminare e levare lo sguardo alla luce, e che così facendo provasse dolore. E il barbaglio lo rendesse incapace di scorgere quegli oggetti di cui prima vedeva le ombre. Che cosa credi che risponderebbe se gli si dicesse che prima vedeva vacuità prive di senso, ma che ora, essendo più vicino a ciò che è ed essendo rivolto verso oggetti aventi più essere, può vedere meglio? E se mostrandogli anche ciascuno degli oggetti che passano, gli si domandasse e lo si costringesse a rispondere che cosa è, non credi che rimarrebbe dubbioso e giudicherebbe più vere le cose che vedeva prima di quelle che gli fossero mostrate adesso? In pratica uno che comincia a levarsi, a guardarsi in giro, le catene non ci sono più, vede il teatrino, vede le ombre e insomma sono ombre, sono solo delle ombre. Certo, rispose. E se lo si costringesse a guardare la luce stessa, non sentirebbe male agli occhi e non fuggirebbe volgendosi verso gli oggetti di cui può sostenere la vista? E non li giudicherebbe realmente più chiari di quelli che gli fossero mostrati? È così, rispose. Se poi, continuai, lo si trascinasse via di lì a forza, su, sta uscendo dalla caverna, per l'ascesa scabra ed erta, e non lo si lasciasse prima di averlo tratto alla luce del sole, non ne soffrirebbe e non si irriterebbe di essere trascinato? E giunto alla luce, essendo i suoi occhi abbagliati, non potrebbe vedere nemmeno una delle cose che ora sono dette vere. In pratica il prigioniero si è sciolto, è uscito, chiaramente è abituato a vivere fin da sempre all'oscurità, la luce fioca, no? All'interno della caverna, esce, è pieno giorno, no? All'inizio la luce del sole fa male, come quando passiamo dalla penombra alla luce un attimino siamo disorientati, come quando del resto passiamo dalla luce alla penombra, guidiamo pieno giorno, entriamo all'interno della galleria. Allora, questo prigioniero, ex prigioniero ormai, si è alzato, è all'esterno, ha un primo contatto con l'esterno. Tutta la panoramica, no? Tutto il mondo però è illuminato dal sole, quindi fa ancora fatica ad aprire gli occhi. Non potrebbe, certo, rispose, almeno all'improvviso. Dovrebbe, credo, abituarvisi, se vuole vedere il mondo superiore.
e prima osserverà molto facilmente le ombre e poi le immagini degli esseri umani e degli altri oggetti nei loro riflessi nell'acqua e infine gli oggetti stessi. Da questi poi, questa è un'immagine molto bella, volgendo lo sguardo alla luce delle stelle e della luna, potrà contemplare di notte i corpi celesti e il cielo stesso più facilmente che durante il giorno il sole e la luce del sole. Chiaramente all'interno della caverna non c'è la volta celeste. Come no? Alla fine, credo, potrà osservare e contemplare quale è veramente il sole. Questa è una cosa un po' più pericolosa da fare, però è un'immagine metaforica. Non le sue immagini nelle acque o su altra superficie, ma il sole in se stesso, nella regione che gli è propria. Per forza, disse. Dopodiché, parlando del sole, potrebbe già concludere che è esso a produrre le stagioni e gli anni e a governare tutte le cose del mondo visibile e ad essere causa in certo modo di tutto quello che egli e i suoi compagni vedevano. È chiaro, rispose, che con simili esperienze concluderà così. E ricordandosi della sua prima dimora, questo è importante, è molto importante, qua entriamo anche nell'etica platonica. Chi si accorge delle ombre e si rende conto di un inganno cerca di non tenere per sé la scoperta, ma torna dai propri compagni di prigionia per avvertirli. L'uomo, liberatosi dalla chetene, è uscito all'esterno, ha preso visione del dì, della notte, dei corpi celesti. A questo punto è impietosito per la sorte degli altri suoi ex compagni di prigionia e vuole tornare da loro e avvertirli. Vediamo come va a finire, perché la fine l'avevamo già preannunciata volte fa, è abbastanza, è tragica. E ricordandosi della sua prima dimora e della sapienza che aveva colà e di quei suoi compagni di prigionia, non credi che si sentirebbe felice del mutamento e proverebbe pietà per loro? Certo. Quanto agli onori ed elogi che eventualmente si scambiavano allora e ai primi riservati a chi fosse più acuto nell'osservare gli oggetti che passavano e più rammentassi quanti ne sapevano sfilare prima e poi insieme, indovinandone perciò il successivo, credi che li ammirerebbe e che invidierebbe quelli che tra i prigionieri avessero onori e potenza? Perché i prigionieri all'interno della caverna erano tanto più onorati quanto più facilmente e velocemente riuscivano a riconoscere e a indicare le varie sagome. Quella era la loro scienza, tra virgolette. Chi prima e meglio ricordava le ombre e le riconosceva era il più grande, no? Adesso questo che è uscito dalla caverna e sa che gli altri vedono solo ombre, insomma, dice, la loro sapienza mi fa un po' ridere. O che si troverebbe nella condizione detta da Omero e preferirebbe, questa è interessante, altrui per salario servir da contadino, uomo sia pur senza sostanza, e patire di tutto piuttosto che avere quelle opinioni e vivere in quel modo? Allora, questa è una frase presa dall'Odissea, quando Ulisse va nell'Ade e vede Achille morto. Allora, questo è un episodio molto molto significativo. Ulisse sta facendo il suo viaggio ancora vivo nell'oltretomba, nell'Ade incontra il Tiresia, incontra la morte, la madre, incontra altri colleghi, compagni anche di avventure morti e vede l'ombra di Achille, no? E lui subito esalta Achille e dice: accidenti, tu Achille qui nel regno dell'oltretomba sarai certamente il re delle ombre, sarai il più onorato, no? Il principe. E Achille, molto triste, gli risponde: preferirei essere un porcaro, cioè chi gestisce i porci nel regno dei vivi, piuttosto che un re qua dentro nel regno dei morti. Qua Platone ci sta facendo capire che sarebbe meglio essere il più poveraccio, materialmente parlando, ma che almeno ha visto le idee, che non il più grande conoscitore delle ombre all'interno della caverna. Così penso anch'io, rispose. Accetterebbe di patire di tutto piuttosto che vivere in quel modo. Rifletti ora anche su quest'ultimo, su quest'altro punto, feci io. Se il nostro uomo ridiscendesse e si rimettesse a sedere sul medesimo sedile, non avrebbe gli occhi pieni di tenebra venendo all'improvviso dal sole?
cioè riabituandosi dalla luce alle ombre? Sì, certo, rispose. E se dovesse discernere nuovamente quelle ombre, contendere con coloro che sono rimasti sempre prigionieri nel periodo in cui ha la vista offuscata prima che gli occhi tornino allo stato normale, e se questo periodo in cui rifà l'abitudine fosse piuttosto lungo, non sarebbe egli allora oggetto di riso? Perché il filosofo, una volta tornato nella caverna, non le sa più riconoscere le ombre, si è disabituato alle scemenze, non le sa più neanche più riconoscere. E non si direbbe di lui che dalla sua ascesa torna con gli occhi rovinati e che non vale neppure la pena di tentare di andare su? E gli altri compagni, una volta che rivedono questo che è uscito, dicono: tu hai perso la sapienza, non conosci neanche più una sola ombra, vuol dire che cercare di uscire da questo regno fa male, non neanche tentare. Ma sentite adesso: e chi prendesse a sciogliere e a condurre su quei prigionieri, cioè se questo ex prigioniero facesse un'azione di forza e dice: va bene, non mi volete ascoltare, prende un martello, spacca le catene di uno più prigioniero, li prende di forza e li trascina, no? Forse che non lo ucciderebbero se potessero averlo tra le mani ed ammazzarlo? Certamente, rispose. Meglio quindi vivere, in molti casi, dice Platone, facendo insomma la parodia dei prigionieri, nel mondo delle ombre, piuttosto che andare a vedere da cosa nascono le ombre e che cosa c'è al di là delle ombre o all'esterno delle ombre. Allora, conclusione brevissima, così poi passiamo ad un'altra opera. Conclusione brevissima e tragica che trovate in fondo a pagina 11 di tutto questo ragionamento è la seguente constatazione. Oggi la maggior parte degli stati è amministrata da persone che si battono fra loro per le ombre e si disputano il potere come se fosse un grande bene. Questa è la considerazione finale. Bene, ora noi abbandoniamo la Repubblica, che è tutto sommato un'opera della maturità di Platone, e andiamo ad un'altra opera molto molto importante per i secoli successivi, che è il Timeo, generalmente passata come un'opera, se volete, dell'ultimo Platone o della vecchiaia di Platone. Nel Timeo vedrete la figura di Socrate, che tra l'altro noi non citiamo neanche mai, è praticamente quasi assente. È strano, ma è così. C'è solo proprio una battuta, una qualche battuta iniziale, poi chi parla soprattutto è questo Timeo, che viene definito all'inizio del dialogo Timeo come un esperto nelle discipline astronomiche, quindi si fa prendere la parola a lui. Allora, dopo che in un'altra opera Socrate e i vari interlocutori hanno discusso della politica, hanno discusso delle leggi, per avere una visione complessiva della realtà, Platone dice: manca solo una cosa. Vi ho parlato delle idee, vi ho parlato di questo, vi ho parlato dello stato organico, manca una cosa: parlare del cosmo. Perché è vero che il cosmo, per Platone, è fatto di cose in continuo divenire, no? Che mutano. Quindi una scienza compiuta del cosmo, dice, non l'avremo mai. Però forse qualcosa su come è sorto questo universo, almeno in via mitica, no? Verosimile, possiamo dire, cioè un qualche discorso lo possiamo fare. Ed è quello che si cerca di fare appunto in questo dialogo. Qui praticamente nelle dispense è soltanto Timeo, questo personaggio, che parla. A mio avviso, lui comincia così il discorso, si devono innanzitutto distinguere queste cose. Che cos'è ciò che sempre è e non ha nascita? E che cos'è ciò che sempre si genera e che mai non è? Cioè abbiamo una cosa, una realtà che è immutabile, che rimane sempre la medesima, e una realtà che invece ha avuto una nascita, muta, e avrà una fine. L'uno si apprende con l'intelligenza e mediante il ragionamento, e cioè la realtà che è sempre uguale a se stessa, l'idea, in pratica, poiché è sempre allo stesso modo. L'altro, invece, quel reale che diviene continuamente, che non è mai fisso,
si congettura con l'opinione, mediante la sensazione irrazionale, cioè discorso più basso, poiché si genera e muore, e in realtà non è mai. Tutto ciò che è generato, dice Platone, si genera necessariamente per una causa. Questo è un concetto importantissimo in filosofia. Ciò che accade ha una causa, nota o ignota, ma ha una causa. Infatti per ogni cosa è impossibile generarsi senza una causa. Quando l'artefice, qui sta parlando del demiurgo, ricordo che il demiurgo è un'entità certo superiore all'uomo, ma non onnipotente, che è a metà, ontologicamente parlando, cioè dal punto di vista della perfezione dell'essere, tra il mondo delle idee e il cosmo, l'universo materiale. E che cosa fa questo demiurgo? In sostanza è questo il timeo. Prende a modello le idee, il bene, e modella questa materia in forme, generando l'universo materiale come noi lo conosciamo, compreso l'uomo, compreso l'uomo. Quando l'artefice, rivolgendo il suo sguardo verso ciò che è sempre allo stesso modo, quindi le idee, e servendosi di una tale entità come di un modello, realizza la forma e la proprietà di qualche cosa, è necessariamente bello tutto quello che in questo modo realizza. Platone dice, l'universo è bello ed è fatto di cose belle, perché sebbene in maniera imperfetta rispecchia questi modelli perfetti, quindi una qualche partecipazione alla bellezza ci deve essere. Oltretutto è opera di un ingegno superiore all'uomo. Non è bello se invece ha prestato attenzione a ciò che è soggetto a generazione, servendosi appunto di un modello generato. Cioè se il demiurgo per generare l'universo avesse guardato a un'altra realtà imperfetta, essendo che il modello che ha preso a riferimento è già imperfetto, il risultato non potrà che essere imperfetto allo stesso tipo. Ma dall'imperfezione a un'altra imperfezione non si vede un richiamo, un passaggio, non nascerebbe un'opera bella. Invece se noi partiamo dalla realtà che è la bellezza, genereremo, sebbene a livello inferiore, qualcosa che è bello. Dunque, riguardo a tutto il cielo, o cosmo, o come lo si preferisca chiamare, così noi possiamo chiamarlo, bisogna innanzitutto considerare di esso ciò che abbiamo stabilito di dover considerare in principio riguardo ad ogni cosa, vale a dire se è sempre e non ha alcun principio, oppure se è generato traendo origine da un qualche principio. Questo è un discorso cosmologico antichissimo, dalla notte dei tempi dura, e cioè l'universo è eterno oppure è sorto, è nato. Questa è la questione. Non c'è una via di mezzo, o è sorto o non è sorto. Ma il cosmo ciclico, il cosmo ciclico non è sorto, perché i cicli sono eterni. Ma i multiversi, il nostro universo è parte di un contesto di universi finiti, allora non è sorto, cioè è sorto, ma è sorto da un qualcosa che già è eterno, quindi alla fine, magari non la nostra zona di mondo, ma nasce da un universo che è già eterno, che in sé, in totale, non è sorto. È nato, dice Platone, è nato. Infatti si può vedere e toccare, è fornito di un corpo, ora spiegheremo cosa vuol dire sta roba, e tali proprietà sono tutte cose sensibili, e ciò che è sensibile, che si coglie con l'opinione mediante la sensazione, è evidentemente soggetto a divenire e generato. Platone dice, tutto ciò che si può toccare, che ha un corpo, per Platone l'universo è un grande organismo vivente, parleremo, c'è un'anima del mondo che anima tutto l'universo. Tutto ciò che è materiale deve essere sorto, perché la materia è in continuo movimento. Ciò che è in continuo movimento non può essere sorto da sé, o non può essere eterno, deve essere stato messo in moto da qualcos'altro. Questa è la famosissima prova, ovviamente qui presentata in forma diversa, prova dell'esistenza di Dio come motore immobile, che darà Aristotele. Aristotele vede l'universo come eterno e in continuo movimento. Ora, a suo dire, il mondo, Aristotele, no Platone, Aristotele, il mondo sul quale noi viviamo, la Terra, è il regno dell'imperfezione, della generazione e della corruzione, mentre il regno dei cieli, dalla Luna in su ai pianeti, eccetera, è il regno della perfezione, cioè il regno degli enti
che sono composti di una materia molto speciale che lui chiamerà etere. Aristotele dice, sbaglia, dice, non abbiamo mai osservato nessun mutamento nella volta celeste. Non aveva i mezzi per osservare alcune cose e non conosceva i dati che già altre popolazioni avevano sulla nascita delle supernove, non li conosceva, forse dai, ha preso la scopa e li ha messi sotto il tappeto, come dice, non abbiamo testimonianza di cose che nella volta celeste siano mutate, vediamo i pianeti circolare sempre secondo la stessa traiettoria, no? Secondo un moto circolare che è perfetto, perché non ha né inizio né fine, no? È sempre uguale a se stesso, e vi ricordo che per la geometria e la filosofia antica il cerchio è la figura perfetta perché è sempre identica a se stessa, mentre sulla Terra noi disgraziati abbiamo il movimento che ha un inizio e una fine, che è quello dall'alto al basso, no? O dal basso all'alto, contro natura, perché sono io che devo violare eventualmente la natura di questa matita lanciandola in alto, ecco, scusate, non mi riesce mai, così adesso sarebbe stato bello, però non mi riesce mai. Grazie, grazie mille. E allora, dice Aristotele, noi abbiamo un universo che è formato di due zone, la zona dell'imperfezione e la zona della perfezione, tutta nella stessa realtà fisica. Ora, poiché il moto dei corpi celesti è eterno, visto che non ha inizio né fine, ci deve essere un qualcosa che lo mette in movimento. E che cos'è? Dice Aristotele, Dio, ma attenzione, non nel senso, poi per lui c'è un motore immobile, ce ne sono altri, non nel senso che Dio fisicamente muove gli astri, non è così, ma Dio è quell'entità perfetta che attrae tutti i corpi celesti alla stessa maniera in cui l'amato attrae l'amante. Questa è un'immagine molto bella. Quando qualcuno è amato, lui stesso ci attira, no? Senza aver bisogno di trarci fisicamente. Lui è immobile, eppure, essendo immobile, ci attira. D'accordo? Ebbene, il cosmo, per Aristotele, almeno nella zona dei corpi celesti, che è immutabile, funziona ed è in movimento proprio così. Dio è il motore immobile, è motore perché muove tutto l'universo, immobile perché non ha bisogno di interagire affatto con i corpi, semplicemente è amato dai corpi celesti. Vi ricordo infatti anche che, è interessante questo, gli astri, le stelle, secondo Platone e secondo Aristotele, sono entità viventi, cioè hanno una qualche forma di vita, non la vita come la nostra, ma hanno una qualche forma di vita. Vabbè, andiamo avanti. D'altra parte, ciò che è nato, diciamo che necessariamente si è generato per una qualche causa. È tuttavia impossibile trovare il fattore, il padre dell'universo, e una volta trovatolo, indicarlo a tutti. Proprio questo dobbiamo considerare di esso, vale a dire in base a quale dei due modelli l'artefice lo realizzò. Se guardando a quello che è allo stesso modo, è identico, oppure a quello generato, cioè se l'ha guardato prendendo un modello perfetto o imperfetto. Se questo mondo è bello e l'artefice è buono, è chiaro che guardò al modello eterno. Rivolse il suo sguardo al modello eterno, poiché è il più bello fra i mondi generati, e l'artefice fra le cause quella migliore. Generato in questo modo, il mondo è stato realizzato sulla base di quel modello che può essere appreso con la ragione e con l'intelletto, e che è sempre lo stesso modo. Stando così le cose, vi è assoluta necessità che questo mondo sia ad immagine di qualcosa. Ma una riga e mezza più sotto, Platone, per bocca di Timeo, ci dice, attenzione, si deve distinguere l'immagine dal suo modello. Teniamo presente che la nostra realtà, corpi celesti, quello, tutto quello che è comunque un'immagine, una fotocopia di una realtà che è vera. Vado sotto, verso la parte finale della pagina, scritta in grassetto. Se dunque Socrate, è Timeo che si rivolge a Socrate, poiché sono state dette molte cose riguardo a svariate questioni concernenti gli dèi e la generazione dell'universo, non siamo in grado di offrirti dei discorsi
assolutamente e perfettamente congruenti, coerenti, no? E dimostrativi fra loro ed esatti, non ti stupire. Dice, se sull'universo noi non siamo in grado di darti una realtà, una dimostrazione assoluta, compiuta e definitiva, non averne a male. E perché? Ma perché non ti offriamo discorsi meno verosimili di altri? Bisogna accontentarsi, ricordando che io che parlo e voi che giudicate, abbiamo una natura umana. Cioè, noi siamo ospiti dell'universo, non l'abbiamo creato noi. Per cui, se non conosciamo l'universo in tutti i suoi misteri, non mica è colpa nostra, cerchiamo di fare del nostro meglio. Sicché intorno a tali questioni ci conviene accettare una narrazione verosimile e non cercare più lontano. Cioè, accontentiamoci di quello che siamo in grado di mettere avanti sull'universo. Ci sono molti cosmologi, questo lo dicevo già nella prima lezione, parlando così anche di cosmologia e di fisica, che preferiscono, quando si parla di Big Bang, eccetera, preferiscono parlare non tanto di teoria del Big Bang, ma strettamente, non è l'opinione di tutti ovviamente, di ipotesi del Big Bang. Un'ipotesi sull'universo che magari tra un secolo sarà smentita e farà ridere, però intanto le osservazioni e i dati che abbiamo propendono per quel tipo di modello. E se sentite un cosmologo onesto, non vi dirà mai che il Big Bang è il modello assoluto e perfetto, perché il Big Bang ha molti, molti, molti lati oscuri e deve ricorrere a tante ipotesi che la scienza ignora. Per esempio, sentite parlare di materia oscura, energia oscura, no? Vabbè, se ne parla. Queste sono entità che sono introdotte per spiegare altri fenomeni che il modello chiama in causa. E voi mi dite, boh, chiamo in causa perché devi spiegare questo. E che diavolo è la materia oscura? Boh, non so, è oscura, no? E l'energia oscura. Allora, giusto per fare così un breve excursus, perché è bello anche fare questo, pensate alle galassie, no? Ci sono tanti tipi di galassie. Una di queste tipologie di galassie è la galassia cosiddetta a spirale, come è la nostra Via Lattea, che ha dei vari bracci e che ruota. Ora, legge della fisica, che è la forza, che è la forza centrifuga, vorrebbe che questi bracci, girando attorno alla galassia, si staccassero e partissero per la tangente, come quando un veicolo affronta una curva troppo velocemente, a un certo punto l'aderenza viene meno, il veicolo parte per la tangente, letteralmente si schianta all'esterno. Per le stelle e i bracci della galassia dovrebbe essere così, dovrebbero staccarsi perché ruotano troppo velocemente. E allora dice, c'è la forza di gravità della galassia che li tiene uniti. Sì, ma gli scienziati calcolano che la gravità dei corpi che noi possiamo vedere delle stelle non sia sufficiente a mantenere intatta la galassia. E allora si introduce la materia oscura. Ci deve essere un surplus, un quid, un qualcosa che genera più gravità rispetto a quella generata dai corpi che vediamo e che tiene integre queste galassie. Poi lui dice, cos'è questa materia oscura? Ci sono tante ipotesi, tantissime, ma nessuna che sia universalmente accettata. È un discorso molto affascinante, ma siamo a livello delle ipotesi. O l'energia oscura, perché questa è la materia oscura, poi c'è l'energia oscura. Dai dati raccolti a fine anni 90 da alcuni astronomi, mi pare americani, che studiavano le supernove di un certo tipo, tramite vari metodi sui quali non entriamo in dettaglio, risultava che l'universo si stesse non soltanto espandendo, ma che l'espansione fosse accelerata, stesse accelerando nel tempo la sua espansione. Scusa, dovrebbe essere il contrario, nel senso c'è questo Big Bang, poi la gravità dovrebbe tollerare fino a un certo punto l'espansione, poi bloccarla e fare implodere su se stesso l'universo, che è la teoria o ipotesi del Big Crunch, no? Della grande contrazione. E allora l'ipotesi è questa. È vero,
Ma siccome i dati ci mostrano che l'espansione sta accelerando, deve esserci qualcosa, una forza repulsiva che dà contro alla gravità e che fa espandere l'universo ancora più velocemente di prima. In pratica la gravità è riuscita a tenere un po' coeso l'universo fino a un certo punto. Poi la gravità, oltre un certo limite, non ha più avuto nessun effetto, ha preso il sopravvento questa forza repulsiva che causa ripulsa anziché attrazione, facendo accelerare l'universo sempre più. Ora, che cos'è questa energia oscura? Non lo sappiamo, però rappresenterebbe, secondo i fisici, circa, mi pare, il 70% della massa cosmica totale, mentre la nostra materia ordinaria sarebbe soltanto il 4%. Quindi uno ha l'energia oscura è il 70% della massa cosmica, uno ha la materia oscura che dovrebbe essere il 26%, e poi il 4%, poverina, della nostra materia ordinaria, quindi le stelle, le particelle note, eccetera, eccetera. Perché uno pensa, e questo, scusate se mi permetto questa parentesi, uno pensa che gli antichi e i medievali fossero deficienti perché gli credeva che la Terra la fosse al centro, no? Noi basiamo una delle nostre, il paradigma cosmologico, su due cose oscure: l'energia oscura e la materia oscura. Quindi non è che la nostra scienza sull'universo sia infinitamente più degna. Certo, è l'attività speculativa dell'uomo, ma come c'erano lacune ed errori nella cosmologia del Medioevo, così ce ne sono stati nel Novecento, tanti. Lo stesso valore di questa forza repulsiva poi è stata rielaborata un'infinità di volte ed è tuttora oggetto di studio. Leggevo su una rivista di scienze che addirittura recentemente alcuni studiosi hanno invece contestato l'accelerazione, quindi sembra che addirittura l'universo stia rallentando. Uno dice a un certo punto non sa neanche più come orientarsi in questo universo, l'importante è rimanere qui per terra, no? Perché in altri casi avete persino chi dice che l'universo finirà con un grande strappo, questo che si chiama Big Rip, purché sia big, no? Qualcosa di grosso. Allora, il Big Rip cosa dice? Dice che l'espansione dell'universo sta accelerando, accelererà sempre di più, acquisirà una velocità talmente grossa che alla fine lo spazio-tempo si strapperà, le particelle verranno strappate dal nucleo atomico e anche noi verremo fatti a pezzi come un pezzo di carta. Quindi pensate a quante robe abbiamo, no? Cioè, alla fine, come dicevi, moriremo, no? È quello in pratica il destino. Per quanti milioni di anni? Allora, siamo sempre a livello di ipotesi, e il Big Crunch potrebbe avvenire tra miliardi di anni, non so quanti. La morte termica dell'universo dovrebbe avvenire tra alcuni triliardi di anni, cioè una roba inimmaginabile. Il Big Rip, secondo alcuni, potrebbe avvenire anche tra un secondo, solo che non ce ne renderemo conto perché saremo strappati in diretta. Vedete? No. Sì. No, vedete, allora, il discorso delle vere ipotesi interpretative sui vari dati è una costante della storia della scienza, è veramente una costante. Qui Platone non sta facendo altro che presentare questo principio, ti dice: ragazzi, noi vogliamo cercare di dire qualcosa sull'universo, cerchiamo una narrazione verosimile e ci accontentiamo di quella, con tutte le lacune che potrà avere, se di fatto ne avrà, perché molte cose non le possiamo spiegare. Leggiamo ancora un paragrafetto e poi direi che possiamo anche terminare. La bontà del demiurgo è l'anima del mondo, pagina 13. Egli era buono, Timeo sta parlando del demiurgo, e in chi è buono non si genera mai alcuna invidia riguardo a nessuna cosa. Essendone dunque esente, volle che tutto fosse generato, per quanto era possibile, simile a lui. Volendo infatti il Dio che tutte le cose fossero buone e nessuna, per quanto possibile, cattiva,
prendendo così quanto vi era divisibile e non stava inquiete, ma si muoveva sregolatamente e disordinatamente. Questa è la materia caotica primordiale, no? Particelle, non c'è il concetto di particelle, ma immaginatevi, no? Particelle in continuo movimento. Dallo stato di disordine lo riportò all'ordine, avendo considerato che l'ordine fosse assolutamente migliore del disordine. Quindi questo Demiurgo come prima azione dice: qui ho una materia disordinata, caos, no? Che vuol dire anche voragine, abisso, anche un'altra cosa, quindi in greco, e l'ordine, come è il mondo delle idee, è qualcosa di superiore al disordine. Quindi prima roba, do uno schema a questa materia, magari delle leggi, se possibile. Non era lecito e non è possibile all'essere ottimo, l'essere ottimo è Demiurgo, fare altro se non ciò che è più bello. Ragionando, dunque, trovò che dalle cose che sono naturalmente visibili non si sarebbe potuto trarre un tutto che non avesse intelligenza e che fosse più bello di un tutto provvisto di intelligenza, e che inoltre era impossibile che qualcosa avesse intelligenza ma fosse separato dall'anima. Ascoltate, questo è molto molto interessante. Il Demiurgo come prima azione, e ovviamente dovete intenderla in senso, se volete, ontologico, logico, non in senso cronologico, cioè Platone non ha in mente miliardi di anni fa la materia era così, il Demiurgo interviene a mille anni dopo, no, no, è un mito, no? Un'azione che in qualche modo è, se volete, è stata da sempre. Allora, il Demiurgo fa della materia qualcosa di ordinato dal disordine. Poi però il Demiurgo dice: in questo schema di mondo che io ho abbozzato, che è ordinato, ci metterò ancora qualcosa di più perfetto che non la materia inanimata, perché la materia inanimata sottostà delle leggi, no? Si muove regolarmente, questo è bello, ma c'è qualcosa di ancora più bello, dice Demiurgo. Io devo mettere in quel qualcosa, in quello schema di mondo, qualcosa che è più simile a me quanto possibile. Cos'è? Un essere intelligente. È meglio, infatti, ontologicamente avere un essere dotato di intelligenza che soltanto esseri privi di intelligenza. E allora cosa fa il Demiurgo? Pone innanzitutto l'intelligenza, vuole porla nel mondo, anzi, dà l'intelligenza al mondo. Però il Demiurgo dice anche: questa intelligenza deve fare riferimento a qualcosa. La materia non è intelligente, è l'anima che è intelligente e che è portatrice di intelligenza. E ora dice: dà un'anima al mondo, e questa anima del mondo sarà anche l'intelligenza del mondo, e poi all'interno del mondo ci saranno anche gli uomini, no? Singole entità intelligenti. In virtù di questo ragionamento, ordinando insieme l'intelligenza nell'anima e l'anima nel corpo, realizzò l'universo in modo che l'opera da lui realizzata fosse la più bella e la migliore per natura. Così dunque, secondo un ragionamento verosimile, dobbiamo dire che questo mondo è un essere vivente dotato di anima, di intelligenza, e in verità generato grazie alla provvidenza del Dio. Volendo il Dio che questo mondo rassomigliasse il più possibile al più bello e al più perfetto tra gli esseri intelligibili, realizzò un solo visibile, un solo essere visibile, che avesse al suo interno tutti quegli esseri che gli fossero per natura affini. Questo vuol dire che, siccome il Demiurgo è uno, per cercare di imitare il più possibile quell'unità che è il Demiurgo non ha generato, lo dico volutamente perché non c'è il creato, non c'è il creare dal nulla in Platone, non ha generato più mondi, ma ne ha generato uno. Uno è il Demiurgo, uno è il mondo ordinato. No multiversi, non c'è. C'erano vari autori che sostenevano una teoria, se volete, di universi paralleli infiniti. Uno pensi ad esempio a Democrito, no? Ne abbiamo parlato varie lezioni fa. Per Platone non può essere così, e non sarà così neanche per Aristotele, ma vedremo più avanti perché. Dunque abbiamo detto giustamente che il cielo è uno solo, oppure era più giusto affermare che sono molti e infiniti? Esso è uno solo se è stato fabbricato secondo il modello. Infatti quello che contiene tutti quanti gli esseri intelligibili
non potrebbe mai essere secondo dopo un altro, altrimenti a sua volta vi dovrebbe essere un altro essere che contenga quei due, di cui appunto quei due sarebbero parte, dunque sarebbe più corretto dire che esso non rassomiglia a quelli, ma ciò che li contiene. In pratica, conclusione è che c'è solo un universo. Bene, per stasera vi lascio, vi auguro buona serata.